Ordinanza Tribunale Ordinario di Benevento, ex articolo 702 bis Codice Procedura Civile numero 872 31321, ordinanza Corte d'Appello in data 5 ottobre 21, riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ex articolo 194 del testo unico l'ente locale, provvedimenti, relazione sempre il consigliere. Ma quanto sono robe? vediamo che succede. Ci abbiamo sopra. No, non è bravura mia, non è bravura di nessuno. Insomma, qui c'è un altro problema che abbiamo riscontrato. Praticamente vi leggo la premessa perché poi. Allora, in data 29-10-2018 perveniva a questo comune ricorso per l'accertamento tecnico preventivo presentato presso il Tribunale di Benevento. Dai signori ci sono le iniziali, rappresentate e difese dell'avvocato Patrizia Pastore, relativamente ad opere per smaltimento acque oscillanti sui fondi dei ricorrenti provenienti dalla strada comunale Fiumarella e a pretesi danni subiti dai medesimi ricorrenti. Il Tribunale di Benevento, con decreto numero 6489-2018, nominava il CTU e dava avvio alle operazioni peritali. Con propria deliberazione, il Comune di Soropari, al fine di tutelare i propri interessi nella insorgente vertenza, conferiva incarico per la rappresentanza della difesa in giudizio all'avvocato Giovanni Minauro del Foro di Benevento e con studio legale in Solopaga alla via Bellaura. Con detta deliberazione, peraltro, veniva nominato consulente tecnico di parte per conto del Comune il responsabile dell'ufficio tecnico geometra Leonardo Silvano. Con nota del 30-12-2020, acquisita agli atti dell'ente, l'avvocato Patrizia Pastore, legale dei ricorrenti, signori D, R e C, nominava copia del contenzioso, copia del ricorso ex articolo 702 bis pedissequo di decreto di fissazione udienza del Tribunale di Benevento. L'avvocato Minauro, legale dell'ente, con nota in data 6/4/2021 acquisita agli atti al numero 2528/2021, trasmetteva copia dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento in composizione monocratica ex articolo 702 bis codice procedura civile, con la quale il Comune di Solopaga è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente signor C.P. della somma di euro 10.555 oltre accessori ed in favore della ricorrente D.R.M. della somma di euro 11.313,23 oltre spese di lite. Il legale dell'ente, avvocato Minauro, nella nota sopra richiamata, dopo aver evidenziato in alcune circostanze ritenute evidenti in conseguenza della pronuncia del giudice, ritiene che sussistono evidenti e fondati motivi per proporre appello verso l'ordinanza di cui è oggetto. Con deliberazione della Giunta Comunale numero 15 del 9 aprile 2021 si prendeva atto dell'ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario del Benevento in data 31 marzo 2021 e veniva autorizzato il conferimento dell'incarico legale all'avvocato Minauro per la proposizione di ricorso in appello avverso detta ordinanza, con richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento. In data 5 ottobre 2021 la Corte di Appello di Napoli, con propria ordinanza, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza del Tribunale di Benevento. Il legale delle controparti, avvocato Patrizia Pastore, in data 28 ottobre 2021 notificava all'ente due atti di precetto per il pagamento complessivo della somma di euro 25.286,28 a favore dei signori CP e DM, comprensivi di interessi e spese legali. Quindi, considerato che, va bene, queste qua sono le stesse considerazioni della Corte di giurisprudenziale e normative, le salto perché, insomma, queste qua sono, non fanno parte del fatto in sé. Quindi il Consiglio Comunale delibera di riconoscere per le motivazioni in premessa, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del decreto legislativo 267-2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di euro 25.500. Anche per questa delibera i fondi non sono stati ricavati dall'ente con l'accensione di mutui, ma stornando l'accantonamento per contenziosi che abbiamo nel bilancio approvato dal commissario per l'esercizio 2020. E quindi si chiede, per le motivazioni che ho esposto, cioè che noi praticamente sono adempimenti a cui noi non possiamo sottrarci di tutto quanto è premessa come ho chiamato, si chiede al Consiglio Comunale di votare per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Grazie. Allora, cerco di essere breve. Il punto 3 del Consiglio Comunale, Presidente, è più brutto del punto 2. Perché? Più brutto.
in tema di gestione della risorsa pubblica, il punto del 2. Perché il punto 3 del Consiglio Comunale, l'ordine del giorno, parla di una vicenda giudiziaria che ci ha visto soccombente nell'ATP, soccombente nel giudizio di merito e soccombente alla cautelare della Corte d'Appello. Attuata mai? Non lo so. Ma l'ordinanza che io sono riuscito ad avere solo stamattina, nella motivazione che la Corte di Appello ci dà, la leggo brevemente. Dice la Corte d'Appello, formata da 3 magistrati della Corte d'Appello di Napoli: considerato che i motivi di impugnazione sui quali si fonda l'appello, riguardanti l'incompetenza del Tribunale Ordinario, essendo ritenuto competente il Tribunale delle Acque, il Comune teneva che centrale il Tribunale delle Acque, e la nullità dell'accertamento tecnico preventivo e mancanza di preventivo invio alle parti della bozza, non appaiono prima facie manifestamente fondate. E poi dice brevemente: considerato che manca il pericolo di morte, ci rigetta la sospensione. Ora io mi permetto di farvi rilevare che con questa motivazione della Corte, onestamente, ci sono anche delle perplessità sulla effettiva fondatezza dell'impugnazione che si è proposta. E per questo motivo io avevo chiesto agli uffici, segretario, potete anche verbalizzare, una a mezzo pecca, una relazione su questo iter dei contenziosi, per capire come mai perdiamo in ATP, come mai perdiamo il giudizio di merito, come mai perdiamo la cautelare della Corte d'Appello. Non è che probabilmente abbiamo torto, è legittimo il mio dubbio, probabilmente abbiamo torto, quindi probabilmente no. Analizziamo però, abbiamo i nostri tecnici che sono bravissimi, hanno un'esperienza notevolissima, abbiamo dei tavoli di confronto. Se abbiamo torto, insomma, cerchiamo di trovare una strada nell'interesse della comunità, e qui non è che noi amministriamo cose che ci ha lasciato un uomo, noi amministriamo interessi della collettività, amministriamo moneta della collettività, amministriamo bisogni, desideri, aspettative della comunità, amministriamo il presente, siamo delegati a trovare soluzioni per il futuro. Ecco di fronte a tutte le idee. Anche perché, Dante lo sa, consigliere Dante, dottore Dante lo sa, anche qua evidentemente non è una base fisiologica, ma anche qua è una base patologica. È vero che i soldi prendiamo un altro capitolo, ma comunque questo è un brutto capitolo che si scrive. Ora, io per questi motivi, insieme a tutti gli amici del gruppo, perché noi abbiamo una cosa, può essere bella o brutta, abbiamo... riusciamo ancora a confrontarci, a dialogare e a scegliere insieme le strade e a condividere soprattutto fino alla fine, cercando di trovare quelle giuste, ovviamente confrontandoci anche con esperti del settore, più esperti di noi. Praticamente noi dobbiamo segnalare questa cosa affinché anche la Corte dei Conti, cui questa delibera verrà inviata, valuti l'intera vicenda, che ha comportato un notevolissimo aggravio di spese in danno dell'ente. Noi sappiamo che questo è mano di diritto, ma magari è opportuno sottolineare questa cosa alla Corte dei Conti, in modo da valutare con la giusta opportunità, con il giusto tempo, questa condotta dell'ente. E quindi ovviamente noi anticipiamo già la nostra contrarietà all'approvazione di questa delibera, ove eventualmente, forse suggerendo anche l'opportunità di valutare un rinvio per documentarci meglio, anche per stabilire, individuare, provare a cercare una strada, se c'è alternativa a questo tipo di deliberazione, non mancando di evidenziare che anche qua ci troviamo a cospetto di una delibera che dice, da una parte, ecco qua, sempre al punto 2, dice: noi riconosciamo questo debito, però ci riserviamo poi ancora di impugnare. Cioè, diciamo che siamo debitori, però impugniamo. Da una parte siamo debitori, però impugniamo. Non dobbiamo parlare, ma ci riconosciamo il debito, però impugniamo. E quindi anche questa è un'evidente contraddizione negli atti che ci vanno a sottoporre, se così, all'eventuale approvazione. Grazie. Vabbè. Chi chiede la parola? Potrebbe. In merito alla vicenda, non posso che dire intanto solidarietà al mio ufficio tecnico,
perché io sono un tecnico, sono stato qui per 20 anni al Comune di Solopaca, dopodiché ho lasciato l'ufficio tecnico. Qualcosina probabilmente la ricordo ancora, ma ufficialmente esiste un ufficio tecnico che tutti conoscete, e quando arriva qualche segnalazione, è antipatico dire ricorsi, ma segnalazione di natura tecnica, la prima cosa che fa il sindaco o chi per esso, l'assessore o consigliere delegato, che fa, la passa all'ufficio tecnico. Se l'ufficio tecnico mi avesse detto a me, alla giunta, guardate che ci sono effettivamente le condizioni perché abbiamo torto, ovviamente nessuno di noi nella giunta, ovviamente prima il sindaco e nella giunta, avrebbe dato il carico ad un legale. Al ricorso c'è allegata una relazione dell'ufficio tecnico, quindi l'ufficio tecnico del comune, ha detto, ha sostenuto ed ha sottoscritto che le cause non erano del comune, lo ha detto. Quindi noi della giunta abbiamo dato all'epoca in carico ad un legale. E ovviamente questa relazione che io ho in mano qui è stata allegata dall'avvocato, ma l'ufficio tecnico non ha detto, egregi amici dell'amministrazione, noi andiamo a sistemare, noi abbiamo torto, riteniamo di dover trattare. Qui si dice chiaramente che i danni possono in larga parte attribuirsi alla coltivazione degli stessi, a fare delle particelle, che presentano la sistemazione a finale di un andamento parallelo alla pendenza, e dice altre motivazioni. Detto ciò, con una relazione così dell'ufficio tecnico, il sindaco ovviamente è tenuto, non può scegliere, è tenuto a dare incarico ad un legale. Si va in prima battuta in tribunale, dopodiché il legale da noi incaricato, sulla scorta della sentenza, suggerisce, e c'è agli altri, di andare in appello. Ovviamente noi abbiamo un legale di fiducia, chiunque esso sia, è come se io do un incarico ad un tecnico che mi dice di fare il muro 3 metri, dico io no, lo voglio fare di 5, è inutile che do l'incarico, faccio una serie ad un tecnico, no, se è il mio tecnico o legale di fiducia, dappertutto si fa così, segui che cosa? Il po' tecnico, a cui va sempre, lo dico pubblicamente, la mia fiducia, all'ufficio tecnico di prima e all'attuale ufficio tecnico, che è lo stesso, e ovviamente la stessa fiducia va al legale. Ovviamente anche in appello è stata rigettata la nostra richiesta, va bene, ne prendiamo atto, quindi abbiamo inteso fare anche l'appello, quindi dare un altro grado di giudizio. La Corte di Appello ha ritenuto confermare tanto, a questo punto noi dobbiamo per forza fare il riconoscimento di fuori bilancio. Quindi questa è la storia, e certamente un amministratore si muove sempre sugli atti che i tecnici, siano essi ingegneri o legali, i tecnici operano nel corso del procedimento. Tutto qui. Grazie Presidente. Vabbè. Di essere breve, allora il mio appunto era questo: il comune di Solopaca si trova a pagare in forza questa seconda sentenza, bene o male, una cifra di quasi 40.000 euro. Vado a occhio, insomma, più o meno i numeri sono questi: date mi proprietà 12 a 1, 11 a un altro, 2.000. Sono 20. Le spese nostre di difesa in giudizio per ATP, merito e corte d'appello, penso che se non sono 40, sono 39.500. Non so i carichi, il costo. Per quanto riguarda questa sentenza, sono 25. Sono scritto proprio la regina. Ah, vabbè, ma non dire esatto. C'è anche una spesa che c'è un volontario per difendersi, immagino. Non penso sia, ovviamente, c'è una spesa anche per l'ente che ha dovuto impegnare per difendersi, giustamente. Io dicevo, forse non mi sono ben spiegato io, che considerato l'esito del ATP, il comune e il suo convegno, merito il comune e il suo convegno, prima fascia dell'appello cautelare il comune e il suo convegno, non è che si può discutere eventualmente di rivedere la posizione di tutti quanti, o no? Io ho detto che abbiamo dei buoni tecnici, non ho offeso l'ufficio tecnico, abbiamo dei buoni tecnici con una grande esperienza, non fosse altro che il nostro primo cittadino, che è stato il capo dell'ufficio tecnico.
Quindi qual è? L'esperienza che ha tu preso, che è incomparabile, no? È preso che qualcuno... Alla luce dell'esperienza, dell'esperienza che ha anche il nostro sindaco come tecnico, di valutare un attimo la questione. Non bene che vogliamo andare pure in Cassazione, no? Va bene, le strade sono infinite, però vediamo se dobbiamo percorrere tutte o vogliamo un attimo ragionare da qualche parte, insomma, per insieme ovviamente al legale, in realtà, tutti insieme, nell'interesse della... non ci dimentichiamo mai dell'interesse della... Va bene, allora votiamo i voti favorevoli, contrari, 4. Per la immediata esecutività, con la stessa votazione, qui, per l'immediata esecutività. Punto numero 4.